Grazie ai russi ha un anno particolarmente importante di scambi turistici con l'Italia. Sì, quest'anno è stato dichiarato l'anno del turismo incrociato tra la Russia e l'Italia. In ambito di quest'anno ci sono diversi eventi, diverse manifestazioni che sono mirate alla promozione del turismo tra i nostri paesi. Ecco. Inizia qui anche una valorizzazione di un itinerario piacentino, quello delle vie francigene. Sì, questo progetto ha suscitato un grande interesse a Mosca, perché noi abbiamo informato sia la ENIT che l'associazione di tour operator russi, che si chiama ATOR, che è l'ambasciata italiana stessa, che quest'anno ha realizzato il sito dell'anno turistico incrociato, e vogliono il progetto di Piacenza della via francigena inserire in questo sito. In Emilia-Romagna invece ci sono delle zone che sono tradizionalmente meta di turisti russi, in particolar modo in Romagna e San Marino. In effetti è così, perché Emilia-Romagna occupa il primo posto nel flusso turistico dalla Russia in Italia. Cioè, la maggior parte dei turisti russi vengono a fare le vacanze a Rimini, comunque in Emilia-Romagna, che è conosciuta molto bene e si trovano molto bene nella vostra regione. Sì. Cosa si potrebbe fare, secondo lei, di più per ospitare i suoi concittadini? Ma su questo esiste un progetto promosso dalle autorità italiane insieme con le autorità russe. Adesso non ricordo precisamente come si chiama, ma comunque mirato sul conoscere meglio sì le nostre usanze, sì i costumi, tradizioni, per far sì che il turista russo si trovi bene nel vostro paese.